conclude così il 18° torneo internazionale di tennis con la vittoria di Paolo Lorenzi, il campione toscano numero 57 al mondo, dopo 3 ore di gioco che ha tenuto con il fiato sospeso un pubblico di oltre 1500 persone, ha battuto l'avversario piemontese Matteo Donati per 6-3, 4-6, 7-6. Per la prima volta nella storia del Challenger di Caltanissetta sono stati 2 italiani a contendersi il podio. La più bella finale del torneo di tennis, ha commentato il presidente TC Caltanissetta Michele Trobia durante la consueta cerimonia di premiazione. Il torneo è stato bellissimo, 4 italiani, 3 italiani in semifinali. Cosa si poteva pretendere di più? È da anni che non vediamo atleti italiani arrivare nella finale o vincere il torneo. Siamo felicissimi, orgogliosi e felici di aver realizzato qualcosa che ci pare forse troppo grande e troppo bello. Quindi in questo momento lei mi coglie, quasi mi viene voglia di lodarmi, quindi rischio proprio di imbrodarmi. Allora sinceramente dico, faremo di tutto perché questa avventura possa continuare. Sembrerebbe però che una parte del pubblico non abbia gradito la presenza del sindaco in Terra Rossa, che ha consegnato il premio al secondo classificato Matteo Donati, commentando il gesto con un brusio generale dei fischi. Poco dopo però la situazione è tornata alla normalità, con un fortissimo applauso per il vincitore Paolo Lorenzi, che a partita finita ha reso merito al suo avversario complimentandosi per come ha affrontato l'intero torneo.